Ehi ragazzi, avete sentito? Cosa? Le ragazze dell'ultimo anno per questa sera hanno organizzato una festa super cool e riservata. Possono entrare solo quelle dell'ultimo anno, ma per le 10 matricole fortunate che riusciranno a sorpassare i controlli e la sicurezza, le ragazze hanno promesso che potranno pranzare al loro tavolo per un mese e diventando così popolarissime. Wow, è fantastico! Già, peccato che mia madre non mi lascerà mai andare. Perché credi che la mia mi lascerebbe? Dobbiamo inventarci una scusa. Di a tua madre che nel dopo scuola verrai a fare i compiti e resterai a cena da me, no? E io dirò lo stesso a mia madre. Non so se è una buona idea. Già. E dai ragazze, è un'occasione da non perdere. Diventeremo popolarissime. E va bene, ci proverò. Anch'io. Oh, ragazze, è un'idea favolosa. Che ne dite se questa sera dopo cena facciamo una bella partita di Monopoli tutte insieme come ai vecchi tempi? Ah, mi dispiace mamma, ma io non posso. Questa sera Jess mi ha invitato fuori a cena. Sì, e non ci sarò neanch'io. Giselle nel doposcuola mi ha invitato a casa sua a fare i compiti e rimarrò a cena da lei. Ok, Lisa, andiamo, altrimenti perderemo l'autobus. Ciao mamma, ci vediamo, eh. Ciao, ciao. Ma, ragazze. Oh, grazie, ma sei molto dolce. Oh, Annie, io non riesco a resistere. No, dai, forza. John, cerca di chiudere gli occhi e riaddormentarti. Ah, tu e il tuo metodo Spock. Lo sai che io non sono d'accordo. John, pensavo di essere stata chiara. Sì, chiarissima, ma io non sono d'accordo con questo metodo di lasciar piangere i bambini finché non si riaddormentano. È una tortura. Ma John, se non usiamo questo metodo commetteremo lo stesso errore che abbiamo fatto con Grace e Tommy. Vorranno cominciare a dormire nel lettone e per me sarà finita. Ora ne abbiamo quattro di figli. Sarà, ma a me non sembra giusto neanche lasciarli piangere ad oltranza. Bene, hai fatto il cambio d'abito? Sì. Se mia sorella scopre che le ho preso il vestito, mi ammazza. Dai, dai, su, cerchiamo di intrufolarci. Ma dove è andato a finire? Jess, ma che ci fai con un camper? Ehi, Kate, scusa il ritardo, ma ho rotto l'auto all'ultimo secondo e l'unico mezzo che ho trovato è stato il camper di mia zia. Mi dispiace, ma questa sera dovremo andare via con questo. Ok, non c'è nessun problema. Beh, la serata non è iniziata proprio come pensavo, ma ora mi rifarò, vedrai. Qui fanno le costolette più buone della città. Ok. Andiamo. Buonasera, mi dica pure il nome del tavolo prenotato. Jess White, un tavolo per due. Mi dispiace, non c'è nessuna prenotazione a questo nome. Cosa? Ma ho prenotato 2 settimane fa! Probabilmente è stata la settimana dove c'era qui in prova un tirocinante che ha combinato un po' di guai, infatti è stato licenziato. Beh, e allora? Non può darci un altro tavolo? Mi dispiace, c'è tutto pieno. Ho solo tavoli da 4 e da 5 liberi. E allora? Non può farci sedere in questi tavoli? Scusate, ma l'errore è stato vostro. Jess. Mi dispiace, non posso. No, cavoli, cavoli! Jess, non ti preoccupare, dai. No, doveva essere tutto perfetto questa sera. Dai, l'importante è che stiamo insieme noi due. Andiamo, arrivederci, signora. Arrivederci un corno. Zoe, adesso non ti preoccupare, arrivo anche da te, eh? John, ti vedo dal baby monitor. Metti subito giù i bambini. Oh, mannaggia. Zitti, altrimenti la mamma si sveglia. John! Ah, scusami, Kate. Non era questo quello che intendevo per appuntamento perfetto.
Non ti preoccupare, te l'ho già detto, l'importante è che stiamo insieme a noi due. Ok. Dai, andiamo a mangiare, una fame, anch'io. Non ci posso credere. Cosa c'è, Kate? Quella è mia sorella. Che diavolo ci fa qui? Che coda interminabile. Già, così non entriamo mai. Lisa, si può sapere che ci fai qui? Kate! Beh, ecco io. Oddio, non dirmi che sei qui per la storia di intrufolarsi nella festa per vincere un mese nel tavolo delle popolari. Wow, sai tutto! Certo che so tutto. Sono dell'ultimo anno, vi ricordate? Sono stata invitata anch'io a questa festa. Oh, già, è vero. Ti prego, Kate, non dire niente a mamma. Caspita, Lisa, ti meriteresti una bella lezione. Che faccio? Ti prego, Kate, ti prego. Ah, ok, non dirò niente. Però adesso tu e le tue amiche verrete via con noi. Oh, ti dispiace, Jess? No, non ti preoccupare. Ecco, addio sfumato alla possibilità di diventare popolare. Ehi, avete fame? Sì, da morire, sì. Beh, venite con noi, sul camper ci stiamo tutti. Ma dove vuoi andare? Beh, ora siamo in cinque. Già, è vero. Queste costolette sono davvero ottime. Già. Beh, tutto il male non viene per nuocere. Già. Queste costolette sono top. Già, troppo buone. No, lo sapevo di trovarti qui. No, Annie, mi dispiace, ma io non resisto. Per favore, ora puoi mettere giù i gemelli e venire in camera che devo parlarti. Grazie. Ok. No, mi dispiace, Annie, ma io non ce la faccio a resistere. Mi si spezza il cuore a sentirli piangere così. Ah, perché pensi che io mi diverta, forse? Sono stanca di fare il genitore cattivo. Ma cosa stai dicendo? Sì, John, sono sempre io il genitore cattivo della situazione, anche con Grace e Tommy. Per il dormire, per il mangiare, io volevo che mangiassero le verdure e tu invece gli davi le ciambelle. Non è così che funziona. Oh, cavolo, mi dispiace. Anche a me piacerebbe portarmeli qui nel lettone e coccolarmeli finché non si addormentano, cosa credi? Ma se si abituano così, per me è finita. Devo pur sopravvivere con quattro figli. Già. Hai ragione anche tu. Ehi, hai sentito? Si sono calmati. Cosa sarà successo? Andiamo a vedere. Grace, Tommy. Ciao mamma, papà. Ciao. Ah, mamma, ho pensato di mettere i gemellini a dormire insieme. Ho letto che a mettere a dormire due fratelli, soprattutto gemelli, nello stesso letto è per loro più rassicurante. Inoltre, insieme, raggiungeranno più facilmente un equilibrio termico e hanno minori difficoltà di sonno. Oltretutto, viene anche favorita la sincronizzazione dei tempi di sonno. Oh, beh, ecco. Inoltre, ho scaricato un'app sul telefono che simula il suono intrauterino. Caspita, saranno cresciuti pure nel nostro lettone, ma mi sembra che li abbiamo cresciuti bene. Già. Indipendenti e intelligenti. Già.